Sai Baba e la cultura occidentale. Dopo aver parlato della vita dei principi e dei principi, dopo aver parlato dei principi fondamentali della dottrina e dei prodigi di Sai Baba, è il caso di dedicare un po' di attenzione all'impatto che un simile personaggio ha sulla nostra cultura. C'è da notare innanzitutto che anche in molti paesi occidentali è stata sperimentata l'efficacia del modo educativo di Sai Baba. Esso si è rivelato valido perché favorisce uno sviluppo equilibrato di tutti gli aspetti della personalità del bambino. Si rivolge alla fascia di età compresa fra i 6 e i 15 anni. E non interferisce con i programmi scolastici nel senso più tecnico della parola. In Italia sono numerosi coloro che si dichiarano seguaci di un maestro che risiede molto lontano. Si riuniscono per meditare, pregare e cantare i bhajan, perché tali canti ricordano la realtà indiana di Sai Baba. E sono un modo di lodare Dio, anche se le prime volte non si capiscono le parole del canto stesso. Inoltre, sostengono i seguaci italiani del maestro, il loro movimento non è una religione e infatti non sono richiesti né battesimi né abiure di altre fedi. È un movimento che unisce tutti coloro che inseguono la verità con la V maiuscola. Attraverso Sai Baba determinano il programma e i valori di vita secondo i cinque valori che lui ha affermato e che qui riporto ancora una volta: verità, retta azione, pace, amore, non violenza. Tutte parole con le iniziali maiuscole, perché il loro contenuto va inteso nel senso più alto del termine. In effetti, se si mette in pratica uno di questi principi, contemporaneamente si applicano anche tutti gli altri. Perché chi è un ricercatore della verità, chi propugna la verità, è insieme un non violento, uno che ama, e che ricerca l'amore e che cammina sul sentiero della rettitudine. A proposito del carisma di Sai Baba, e per concludere, sintetizzando la sua filosofia, riporto quanto ai Prashanti Nilayam si legge in un'epigrafe: c'è una sola religione, la religione dell'amore. C'è una sola casta, la casta dell'umanità. C'è un solo linguaggio, il linguaggio del cuore. C'è un solo Dio. Egli è onnipresente. Queste quattro massime da sole riassumono in modo tanto efficace quanto suggestivo i motivi ispirati, la linea di azione, il messaggio spirituale che Sai Baba invia a tutti gli uomini. Grazie a tutti. Amore e pace.